Buonasera a tutti ragazzi, bentornati, ben ritrovati, come state? Spero che tutti quanti voi stiate bene. Era da un po' che non facciamo una live chiacchiera tranquilla con il cibo, le bevande, ma a sto giro si parla più, cioè c'è anche cibo e bevande perché siamo comunque nella categoria cibo e bevande, quindi per carità di Dio ci saranno. Però questa live è anche una live informativa. Perché da questo settembre in poi cambiano diverse cose. Si ritorna all'università, ci si prepara per scrivere la tesi magistrale e quindi capite che ci saranno ovviamente dei cambiamenti. Ci saranno anche delle coinquiline che non so se vorranno partecipare ovviamente alle nostre esperienze divulgative e non soltanto. Ho avuto modo di sentire che avremo anche personaggi, diciamo, in casa anche stranieri. Quindi sarà molto divertente vedere la vostra Intia che cercherà di comunicare, probabilmente col linguaggio dei segni, perché in inglese sapete tutti come sono brava con quella lingua. Immaginatevi un po' il mood. Quindi sarà molto molto divertente. E detto ciò, ora vi racconto un po' il tutto perché abbiamo avuto modo di incontrarci veramente velocemente con i vari problemi tecnici che non so se si sono sistemati ora o meno, quindi va visto. A me sembra tutto qui, tutto a posto, ma non si sa mai con questa tecnologia. Se qualcuno di voi mi venisse a dire ma la musica si è stoppata da sola, ora la mettiamo come si deve, tranquilli. Tutto a posto, tutto in ordine, poi in realtà esplode tutto come al solito perché questo canale è un canale strano. Però non importa. Allora, che mettiamo ragazzi? Che musica volete? Ditemi voi, jazz, indie, che cosa gradite sentire? Mentre vi dico già, intanto vi mostro, siamo su cibi e bevande, vi mostro quello che mangeremo stasera. Allora, si va dal normale pochi, come potete vedere, ovviamente, pochi biscuits and cream, praticamente sarebbe il pochi in associazione, probabilmente, non sono sicura, ma dovrebbe essere in qualche modo affiliato mi pare che sono gli Oreo, quindi abbiamo questo signorino qua. Abbiamo ovviamente da testare insieme una cosa che ho trovato così mentre giravo per l'Eurospin. Non sapevo che esistesse, ma esiste a quanto pare la birra limonata. Ora, sapete quanto io adori fare test, mischiare robe insieme, quindi proveremo anche questa. È già aperta. Ah, non fai le reaction, fate bene. L'avevo buttata a destra e manca, ho dovuto aprirla prima che mi esplodesse in faccia, praticamente, quindi abbiate pazienza. E poi abbiamo Ermione. È esattamente Ermione, penso c'è anche l'H di Hogwarts. Io non so se sta cosa è fatta. Non so se la Rowling ci ha monetizzato sopra sta cosa, però non mi stupirei se l'avesse fatto, ecco. Detto ciò, ora sistemiamo un attimo la musica, così ci divertiamo un po'. Mettiamo un po' di indie, dai, sì, non lo metto mai l'indie. Che poi, la categoria indie, poi aspettate che sennò ci spacca le orecchie, ecco. Oh, là. Quindi intanto diamo un taste, un assaggio, testiamo un po' questa birra limonata birra, bir limonata. Non sa né di birra né di limonata. No, allora, l'alcolico c'è, si sente, ma sembra veramente una birra molto annacquata. Molto leggera e il limone non si sente. Ora, forse sono abituata alle granite, però vabbè. Le granite qui in Sicilia, se sapete un po' come funziona, qua te le fanno letteralmente stringendo i limoni
c'è proprio l'agricoltore che ti strizza il limone e ti fa la granita poi dal succo di limone. Però, dato che siamo in mood, diciamo, chiacchiere anche, diamo questi annunci. Come vi ho già detto, come intro, io a settembre, precisamente il 10, quindi letteralmente tra, non questa settimana, la prossima, dovrei partire per Ravenna, dove dovrò in teoria frequentare laboratori, fare probabilmente nottate in bianco appresso allo scrivere tesi, probabilmente si va anche fuori corso perché per come si sta mettendo avanti il mood, io, vabbè, lo so, mi dite, ma che ci interessa? Vi deve interessare perché ovviamente si cambia un po' il format, vedrete se ora, probabilmente da questa settimana in poi, la programmazione cambierà. Quindi probabilmente questo sarà molto più palese da appunto quando mi sarò trasferita. Vedrete cambiamenti di scenari, vedrete magari che mondo dei libri, Sabba, saranno magari più radi, li farò magari una settimana sì, una settimana no. Non probabilmente porterò più cibi e bevande, quindi non porterò più cibi stranieri, sempre se le mie coinquiline non mi fanno assaggiare roba che proviene dal Sud America, perché ho a quanto pare due coinquiline che sono una brasiliana e una sudamericana, non specificato da che zona, detto ovviamente dalla proprietaria di casa, quindi io alzo le mani. Quindi dovremo parlare anche in inglese, sarà molto divertente perché loro non parlano italiano. Raga, io vi faccio qualche IRL soltanto per farvi vedere. In real life, IRL, Madonna, quanto siamo veramente anni 2000, no? Comunque, farò qualche diretta, facciamo qualche diretta, vi faccio farò vedere che prima o poi cosa succede. Magari su Instagram vi tengo aggiornati, vediamo un po'. Fatto sta che probabilmente appunto cibi e bevande salterà, quindi questo probabilmente sarà l'ultimo. Per un po' di tempo, ci sarà magari una seconda edizione più avanti, però sicuramente ora come ora, finché non ho il pezzo di carta che è la laurea, non mi metterò ad andare in cerca di cibo particolare, roba straniera, sempre se non ce l'ho sotto mano, perché non ce la faccio. Probabilmente si porteranno più videogiochi, se il mio computer regge, ovviamente. I giochi che abbiamo visto, che ho appunto apprezzato, a parte The Lies of P, che quello manco Gesù Cristo me lo fa andare sul mio computer, anche perché mi pare che non c'è su PC, però tutti gli altri, dove posso, Steam, e porterò quindi qualcosina che abbiamo visto appunto al Comic Con. Gamescom, che poi è anche un Comic Con perché ho visto che facevano anche cosplay, quindi ci sta, non ci sta, ma ci sta, facciamocelo stare. E per il resto, io vi posso dire, ah, mi stavo ammazzando, scusate, vi posso dire che aspettative ne ho tante, non so, probabilmente mi vedrete anche fare live. Anche diciamo diradate dovuto al fatto che non avrò connessione. Letteralmente con la nostra amata saponetta dovrò fare probabilmente lavoro anche diciamo fuori live, quindi mi servirà anche per altro. Da T-Mobile cellulare saponetta sarà questa mia connessione per questo anno che sta arrivando. Preparatevi, sarà molto divertente. E sarà molto anche scroccare dall'università, perché tanto probabilmente sarò anche lì molto buttata. Vi farò, se mi sarà possibile, anche qualche foto di qualche signorino o signorina lì sul banco per lo studio. E quindi, io devo dare anche ancora degli esami. Sarà molto divertente, sarà molto divertente. E perché non mi sono fatta vedere in sti giorni? A parte appunto i problemi tecnici con saponette, eccetera, eccetera, ho
Ho anche passato molto tempo sui libri, quindi appunto devo dare degli esami che non voglio dare, però devo dare perché me li sogno la notte altrimenti, quindi è così, è così. Quindi, detto questi, tutti questi annunci, abbiamo fatto la carrellata, se avete domande, curiosità, chiedete tranquillamente. E direi di provare a questo punto questi pochi, pochi che ricordiamo sono i nostri Mikado, però è in sé per sé la vera definizione giappica, cioè in teoria dovrebbero essere i pochi giapponesi, sono tipici giapponesi. Poi vai a vedere, in realtà sono indonesiani, però a quanto pare questi sono indonesiani. Però di solito quando sono stata in Giappone c'erano mille gusti di pochi ed erano appunto il loro must. Quindi va vista anche sta cosa, però vabbè. Diciamo che sono giappici, ok? Diciamolo. Sono comunque cibo che io ho avuto modo di assaggiare quelli, diciamo così, classici al cioccolato, quindi non mi sono mai azzardata di assaggiare quelli alla fragola perché sapete che non mi garba molto come cosa. Se riuscirà la vostra India là. Non fatelo a casa, non si aprono le confezioni con i denti, ma raga, non sto scherzando, non riesco ad aprire la confezione. Ah, ecco, finalmente. Ah, vabbè, son così. Allora, direi di testare. Beh, allora, dovessi dare come al solito il classico voto, qui non ci si può lamentare, sono buoni, da 10, cioè son veramente buoni, come anche i nostri Mikado. Grazie a Dio non ho scelto quelli iper extra super strani. Anche perché non c'erano. Ringraziamo sempre l'American Food o l'American Food di Modica, che lui non lo sa, ma io giustamente prendo le cose da questo negozietto di cibo, diciamo, americano, giappico, lo porto a casa e faccio live. Allora, io più che altro vorrei sapere. Allora, in teoria dovrebbe essere crema, che è la parte bianca, sarebbe il ripieno del biscotto, e poi ci dovrebbe essere la granella nera, che dovrebbe essere la parte del biscotto biscottoso. Però, francamente, a me sembrava quasi più che crema, sembrava cioccolato bianco. Quindi va da capirsi sta cosa. Sapete, c'è anche, troverete sicuramente online un botto di queste cose, c'è la challenge dei pochi. È una challenge appunto che è tra il, non so, c'è stata proprio una moda a un certo punto, che è quella dei tipo 2 centimetri. Si deve mangiare da un lato e dall'altro e si deve arrivare a fare tipo 2 centimetri, così, no, così, no, così. Quindi a livello praticamente di baciarsi, chi ci riesce vince. Il problema è che, vi racconto anche sta cosa, la feci con una mia amica, sta cosa, e fu abbastanza imbarazzante, non riuscimo, proprio non ci si la faceva perché era veramente, ci ridevamo in faccia, quindi è stato molto, molto divertente. Allora, il sapore dell'Oreo ce l'ha, comunque del biscotto, ma non è crema, come vogliono dire loro, è cioccolato bianco. Quindi sono menzogneri. Sono menzogneri perché facevano vedere che era crema. Purtroppo non mette a fuoco. C'è scritto cookies and cream, ma il problema è che
È cioccolato bianco, non è crema. Bugiardi, bugiardi, bugiardi. Comunque. Per chi è nel mondo universitario, o per chi non lo è, parliamo un po' anche dell'università e di quello che dovrò fare. Tecnicamente cerchiamo di invogliare o di non invogliare la gente a praticare l'università. Io, come voi ben sapete, ho fatto 3 anni a Siena e ora gli ultimi 2, la magistrale a Bologna. Poi ovviamente dovrò fare i master per poter cercare un lavoro, perché per quello che voglio fare io, l'archeologia non dà pane qui in Italia. Abbiamo quantitativo di siti e di roba, prende l'Italia è un sito archeologico, cioè c'è dell'Italia in questo sito archeologico, ecco, non è c'è un sito archeologico in Italia, no no, l'Italia è tutto un sito archeologico, ma il concetto è, ora tecnicamente dovrò frequentare, sapete che il mondo dei professori è un mondo un po' particolare, no? Io ovviamente per chi vuole fare l'università deve entrare già con l'idea che i professori ragazzi sono delle persone un po' particolari. Nel senso, nel mio caso io dovrò frequentare un laboratorio che a quanto pare, se non frequentato, il professore non ti accoglie come suo, diciamo, tesista. Praticamente quello che tu fai a lezione è ripetuto per in realtà facilitare il suo lavoro. E poi fare un altro laboratorio per, diciamo, concentrarsi sulla tematica della tesi e vedere un po' per la laurea. Tematiche, quindi, di che parleremo? Io voglio fare una cosa in osteoarcheologia, quindi fratture, scheletri, cose simpatiche. Quindi no, ragazzi, niente vasi, niente Indiana Jones con i doli d'oro. Ma si fa roba un po' più macabra, giustamente, cosa vi aspettate da una che si chiama Intial? Se non sapete cosa vuol dire il mio nome, in etrusco vuol dire spirito. Perché in etrusco? Perché mi piacciono gli etruschi, o più semplicemente perché quando hai la famiglia di Chiusi, Chianciano, quindi Siena, quindi capite un po' la zona, quindi Toscana, quindi... Quindi forse i miei genitori mi hanno influenzato male. O meglio, mia madre mi ha influenzato male. Però vabbè, ci sta anche questo. E quindi avrò da fare 1000 laboratori. Tematiche osse, tematiche fratture. Se vi fate male, dovete sapere che sul vostro scheletro rimane tutto. Tutto, tutto, anche quello che mangiate rimane. I vostri denti raccontano tutto. Quindi, cioè, per quel che può dire uno scheletro, non è che si mette a parlare, però, e la situazione quindi pressoché detta, avrò un intero autunno e probabilmente anche l'inverno a combattere con questa situazione. Quindi io vi dovevo invogliare all'università, forse non ci sono riuscita. Però è bello, ragazzi, perché si fanno amicizie, si fanno chiacchiere. Avrò queste colleghe che mi costringeranno a parlare inglese, quindi per il B2 ho risolto, teoria, io non lo passo il B2, depending on the table, questo è il mio livello di inglese. Ricordo se la gente ci crede veramente che il mio livello di inglese sia, sì è quello comunque, ho il B1, basta, non è che sia tutta sta grande esperta, però vabbè. Allora, vi giuro, questo è da 10, questo è da... è bevibile, ma è strano. Sarà un 5, perché è strano, cioè non è male, ma è strano. Immaginatevi di prendere, non lo so, la limonata, la lemon soda, andiamo ai nomi famosi, e di mischiarla alla birra. Ma male, cioè... il sapore del... è strano, appunto, è
Si sente l'alcol, si sente il luppolo, si sente l'amarognolo, ma non... cioè il limone fa un contrasto veramente da gastrite. Però vabbè, appaiamo, comunque cerchiamo di salvarci con i kebissini. E per chi non lo sapesse, questa è la mia cena. Quindi, immaginate un po'. Beh, mi è andata bene a sto giro. Chi si dico, io, raga, non sto scherzando. Ah, possiamo fare anche questo. Dai, mi voglio male. Io ho ancora sta roba qua, che era acida. E puzza! Allora, questi erano acidi, piccanti, roba varia. Dopo settimane che non sono stati toccati, no, picca, 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 ah, picca, no. Qualcuno si può ricordare, me lo potete dire, sei scema che bevi la roba che ha un sapore strano e mangi roba piccante che tu non reggi piccante? Ma potete dire che sono scema? Ah! Peccato, perché l'hai fatto? Perché volevo sapere, dopo settimane che non li mangio, che stanno là, se saranno un minimo... No, eh. No, fanno sempre schifo, basta. Pretzel, che non sono pretzel. Ah! Vabbè, vado di dolce. Passiamo al coso di Harry Potter. Se qui c'era poco e nulla di definizioni. Chilocalorie. Allora, intanto c'è proprio la pagina Facebook, Instagram, che non mette a fuoco perché c'è la mia faccia di fronte, però pochi Indonesia. Allora, in teoria di... Vabbè. In teoria calorie... Non hanno messo le chilocalorie. Boh. Ah, no, non può essere. Allora, no, non può essere questo chilo. 2000, no, non possono essere 2000 calorie. 2100 calorie non possono essere sti cosini. Vabbè. Non, c'è scritto, ma non possono esserlo. Sennò che è assurdo. È quanto prende un bombolone americano. Anzi, quelli erano più magri, no? Non è possibile. Vabbè. Comunque in inglese, quindi non ho voglia di tradurre. Allora, cos'è qua Hermione? Vi dico già che dove l'ho preso c'era proprio Ron, Hermione e Harry, ed è praticamente, penso, un dispenser di caramelle. C'è scritto qua, però non si vede. Vabbè, fidatevi. Non penso che abbiano fatto, penso che l'abbiano fatto sotto banco, che la Rowling non ci abbia preso soldi, penso. Abbiamo ovviamente anche il coso, e qua ti dice come appunto usare il dispenser di caramelle. Allora, apri. No, non funziona. Allora, io ho preso sta cosa per capire, cioè volevo mangiare delle caramelle, ok? Io devo fare una cosa di ingegneria ora per capire come funziona. Allora, intanto stiri la cosa qui a Hermione e gli si apre la testa.
Hermione diventa Nick quasi senza testa, giustamente, ovviamente. Ci sta, ci sta. E comunque Grifondoro, i migliori sono loro, anche se sono Corvo Nero io, però va bene. Allora, in teoria dice, tira, ok, ah, è tipo, ragazzi, è tipo caricatore delle munizioni, dei proiettili, sta roba, va bene. Poi ci sono le caramelle. Vi faccio vedere. C'è scritto PES 2. Mystery Flower, quindi è tipo, rischia il gusto, tutti i gusti più uno, non sappiamo. Io non vorrei farvi vedere, però, per farvi capire, sembrano pasticche di non voglio dire cosa, però sono letteralmente pasticche. Qui ci scappa il morto malcontento, secondo me. Ok, quindi va inserita così. Sì, ovviamente si abbassa, giustamente. Niente, ho rotto il giocattolo, raga. Ti prego. Ok. Ok, niente. Raga, ho rotto il coso qua, vabbè. Ma un ragazzino per poter pigliarsi delle caramelle deve fare tutto sto imbarazzo. No, allora vi faccio vedere. Che stai facendo? Allora. Ok. Scusate, ovviamente c'è la cosa. Ok, vedete? Inserisco qua. Cioè, devo fare. Scusate, si vede anche il mio mega dito gigante. Allora, vanno inserite in questo scompartimento qui. Ok. E quindi ok, mettiamolo così, tipo. E in teoria ok. Ho distrutto tutto. Scusate. Scusate, 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 scusate. Ops. Distrutto tutto, niente, Intial fa danni. In teoria ora, tecnicamente, muovete la testa di Hermione e vi esce la caramella. Io ripeto, devi fare tutto sto ambaradan per poter pigliare una caramella. Allora, tecnicamente sa di Dream, hello? Tecnicamente sa di zolletta di zucchero. È zucchero puro, ragazzi, nulla di più, nulla di meno. Doveva avere un sapore diverso, ma apriamo la testa. Just trying some candy. Ma allora, per quanto dobbiamo dire di queste caramelle, sono solo zucchero. Sono soltanto zucchero, ragazzi. È un po' bruttina come cosa, cioè mi aspettavo, dicevano appunto che avevano tutti i gusti, cioè come cosa, e appunto, a parte che sto distruggendo il mio vermione,
come potete vedere, dovrebbero essere così. E invece, molto strana come cosa, molto strana. Mangio. Cento volte meglio questi pochi. Se dovessi dare un voto a queste caramelle, sinceramente gli darei, cioè non meritano un voto alto. Purtroppo non meritano un voto alto. L'idea è carina. Non so, ripeto, quando J.K. Rowling possa apprezzare una cosa in cui c'è Hermione Granger come portacaramelle. Tra le altre cose, cioè, dovrebbero essere tutti i gusti più uno, quindi... quindi, tecnicamente... Che dobbiamo fare? Sono caramelle un po' bruttine, un po' ci rimaniamo male, ma purtroppo, lo potete vedere. Beh, le mettiamo comunque perché tanto... Sono ottime! Allora, se voi avete degli animali, no? Avete dei cani, dei gatti, potreste tranquillamente usarle per, appunto, tipo zollette di zucchero per l'asino, no? Però, oppure, se avete l'idea di cuginetto antipatico, ormai lo sto facendo tipo... caricatore per uccidere qualcuno, cioè per farvi vedere, però cosa carina, se fosse stato un porta gomme da masticare forse sarebbe stato meglio, quindi no, voto che gli possiamo dare un 4, peggio sicuramente della birra, perché sinceramente una birra ha un sapore strano, capite? La birra è abbastanza birra e limonata, ma come effetto veramente effetto un po' bruttino. Quindi purtroppo dobbiamo rifare la bocca con i grissini. Comunque, ringraziamo sempre i ragazzi di American Food, All American Food, perché comunque le cose che riescono a trovare lo sanno solo loro. Fun fact, Edwin Hudds III fu il primo a inventare Fats Candy. Ok, fun fact, non è un fun fact. Va bene, ovviamente si devono spammare anche loro, però se me la mettete così... come alternativo al fumo, nel 1927. Però, se io devo prendere queste cose invece di farmi una sigaretta... La mia risposta è pressoché detta, cioè faccio anche la rima. Cioè, questo, rispetto a questo, mille volte questo, cioè mi dispiace signor Edward, ma per me è no. È no. È un peccato, se fossero stati tipo
Le gelatine tutti i gusti più uno di Harry Potter. Gli avrebbe fatto il copyright, sicuro, eh. Sicuro. È un po' come anche la burro birra, cioè, queste cose di Harry Potter mi fanno sempre dare un'idea del chissà che cosa ci sarà, invece. Ripeto, signor Edward Heads, ma lei sa che sta usando un merchandising, un personaggio che non può usare? Povera Hermione. Comunque, pronti o no? Settembre, università. Poi mondo del lavoro, forse. Vedete, qui abbiamo a paragone un qualcosa che ti fa male per il diabete, una cosa che ti fa male perché ti fa venire brutte malattie con la C nei polmoni. Che bello, eh? Detto ciò, diciamo qualcosa ai nostri amici che ci hanno scritto prima, perché ovviamente gli va spiegata una cosa, dato che ci siamo ragazzi, così, perché noi italiani siamo persone molto delicate e gentili. Guys, this channel is an Italian channel, so or are you right in English, or I don't understand you and I don't like you. I have a boyfriend. So please, okay? Go away or I banned you, okay? Thanks. Mi è molto cortese. Magari hai già visto, ho fatto dei ban, ma meglio diglielo ora perché sennò sembriamo noi italiani cattivi, no? Lo sa bene che non, questa cosa non la capiscono alcune persone. Ai ai. Bene, continuiamo la serata. E qui facciamo anche altre chiacchiere. Vi sta piacendo quello che sto portando come giochi in questo periodo? L'ultima cosa che abbiamo fatto era Slay, com'era? Slay and Aspire, no? Vediamo, come avete visto ho fatto un po' schifo, ma più che altro perché mi sono messa anche a chiacchierare con voi ragazzi. Quindi ci sta, ci sta. Però, come vi ho già detto, non sarà l'unica cosa. Vi piace l'idea di un format? Magari ora cerchiamo anche altri giochi? Perché giustamente io ve l'ho imposta come cosa, però vorrei sapere anche la vostra opinione. E sì, lo so, come farai? Ve l'ho detto, speriamo che il computer regga. Poi l'idea sarebbe anche, magari, vedendo se ce lo fa fare il nostro amato Twitch, di provare, non lo so, magari qualcosa tipo reaction, però di gameplay, quindi magari vedere giocare insieme qualcuno, non andare a fare critiche, però dire questa mossa ci piace, questa mossa non ci piace, provare a creare noi delle storie sopra ovviamente il gameplay
Dato che noi non possiamo giocare, ovviamente tutti i crediti saranno dati a chi gioca e non mi prendo nulla di mio, però vedere i nomi, eccetera, eccetera, così non ci saranno problemi. Sperando che i nostri amici dicano, ci hai freebootato. No, vi sto facendo tipo una reaction, ragazzi. E vedere un po', creare qualcosa insieme, perché l'idea comunque del creare sempre delle storie mi è rimasta da un anno a questa parte, quindi prima o poi lo farò, prima o poi lo farò. Quindi qui. Ah. Sarà molto divertente. Sarà molto divertente vedere come sarà a Ravenna. C'ho l'ansia tantissimo. Ho anche la bocca impastata. Di biscotti, ora di pochi. Io secondo me avrò, a furia di mangiare queste cose dolci, avrò il diabete prima o poi, cioè. Tra roba. Io questa, comunque questi qua penso che non costringerò neanche mia mamma ad assaggiarli perché non li ha ancora assaggiati. Però è troppo male, è proprio il male assoluto quella cosa lì. Li dovrò consumare, ma sono molto tentata a buttarli. Ve lo dico col cuore in mano. Purtroppo non si può fare altrimenti, non si può fare. Ai ai. Che belle queste serate, posso chiacchierare con voi. Allora, vi dico, forse derivante dalla sigaretta, forse derivante dal male di vivere, che sapete che parte un po' di leopardi in noi, sta iniziando a piacermi sta roba. Il che non va bene perché non dovrebbe piacere, cioè è strano, però. Vabbè. Ragazzuoli, io le informazioni ve le ho date. Io lo so, mi direte, ma una live così corta? Ma sì, ma tanto che ce frega. Per chi vuole, ci si becca sul Discord, dai. La live la chiudiamo qua. Tanto il cibo ve l'ho fatto vedere. La bevanda strana pure. Quindi ci si vede probabilmente giovedì. Dove non so cosa vi porterò. Ovviamente mondo dei libri, ma non so cosa vi porterò. Sicuramente lo farò. Sicuramente ora mi metterò a studiare. Dovete immaginare che comunque le live saranno da questo momento in poi così, che si chiuderanno di botto o ci saranno vari problemi. Ragazzi, siamo entrati in mood veramente road to tesi, quindi road to laurea, road to Intial al cervello che sì per voi, ma è anche per. Il suo futuro, ecco, perché sappiamo tutti che Intial, sì, bello Twitch, ma anche come tutti noi abbiamo una vita, quindi va bene così. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon riposo, un buon inizio, possiamo dire così, di settimana e ci vediamo giovedì. Ciao ciao a tutti!